su cui noi puntiamo nel futuro sono l'ambiente, e con l'ambiente ci siamo con la depurazione delle acque, con la depurazione del suolo. Abbiamo un brevetto con i nostri gas per trasformare il cromo esavalente in cromo trivalente e per abbattere i fumi di combustione. Energia, con l'energia ci siamo in pieno con l'idrogeno e col biometano. Agroalimentare, certamente surgelazione con azoto liquido e miscele di gas binario ternarie per la conservazione degli alimenti, e la catena alimentare oggi è un punto altrettanto importante. Si parlava di energia, ma parliamo anche di situazioni alimentari che potrebbero essere allarmanti. Direi che i nostri gas proteggono assolutamente le proprietà organolettiche degli alimenti e quindi aumentano la conversazione. Salute, qualche piccola manutenzione bisogna farla, e poi le biotecnologie che sono il futuro. Finisco davvero con i valori. I valori per noi è un ritorno al passato, ma è il futuro, è il presente e sarà il futuro fino ai 200 anni. I valori per noi significano tutto. I valori sono quelli che ci hanno trasmesso i nostri genitori. Come? Con l'esempio. Onestà, trasparenza, serietà, spirito di sacrificio, umiltà, cercare di stare zitti e imparare, parlare solo quando si ha la competenza, se no, mio padre mi diceva, in qualsiasi nuovo contesto vai, stai zitto, vedi e impara. Insomma, tutti questi buoni comportamenti, fra cui c'è anche l'educazione, devo dire, questi sono i nostri valori fondanti, sono i nostri pilastri, non solo professionali, sono i pilastri anche della nostra vita.